Come funziona il sonno dei bambini nei primi anni? Nella definizione comune, un bambino buono è per parenti e amici il classico bimbo che mangia e dorme. Di solito è il figlio di qualcun altro. Se a noi è capitato un bimbo vero, invece, è molto probabile che nel corso dei primi mesi mamma e papà finiscano spesso per essere distrutti dai continui risvegli notturni, chiedendosi dove stanno sbagliando. Quali sono i risvegli naturali e quali fuori dalla norma? Come fare per avere aspettative realistiche sul sonno della famiglia? Il sonno è caratterizzato da cicli in cui si alternano due fasi, sonno leggero, detto REM, e sonno profondo. La durata di questi cicli, in genere, varia a seconda dell'età. Negli adulti, un ciclo completo, REM e sonno profondo, dura circa 90 minuti. Nei neonati e nei bambini piccoli, i cicli durano 45-60 minuti. Un neonato, quindi, può avere quasi il doppio delle fasi di sonno leggero rispetto ad un adulto. Poiché è più facile svegliarsi quando si passa dallo stato di sonno profondo allo stato di sonno leggero, ci sono molti periodi vulnerabili in cui il bambino può svegliarsi durante la notte. Perché i neonati dormono molto di più di noi adulti, ma in modo molto più leggero? Questo fa parte di un istinto di protezione e conservazione. I risvegli frequenti consentono al bambino di assicurarsi che vi sia vicino chi veglia su di lui, perché istintivamente sa di avere bisogno di qualcuno per soddisfare i suoi bisogni primari, come fame, freddo, naso occluso, protezione o semplicemente conforto. Dormire vicino o a contatto con l'adulto riduce il bisogno del bambino di lanciare l'allarme soccorso, risvegliandosi dal sonno piangendo. Inoltre, per i bambini che hanno libero accesso al seno, buona parte del fabbisogno nutritivo viene assunto proprio nelle ore della notte. Il latte materno ha una composizione digeribile e rapidamente assimilabile, e lo stomaco di un neonato è grande quanto il suo pugnetto. Per questo richiede poppate frequenti con risvegli ripetuti, soprattutto nei primi 6 mesi. Intervalli di sonno non più lunghi delle 2-3 ore nei primi mesi di vita sono quindi assolutamente previsti dalla natura per assicurare che il neonato riceva il giusto quantitativo di nutrimento. I risvegli notturni sono dunque fisiologici e frequenti. Essi a volte diminuiscono dopo i primissimi mesi, ma aumentano di nuovo quando si sperimentano nuove tappe della crescita. In alcuni studi si è osservato che a 3, 6, 9, 12 mesi di vita, i risvegli notturni frequenti si manifestano rispettivamente nel 46%, 39%, 60% o 55% dei bambini. Le paure, l'ansia della separazione, i sogni che provocano turbamenti rappresentano gli stimoli principali che provocano il risveglio nei bambini da 1 a 3 anni. Passati i primi 2-3 mesi, i periodi di veglia e sonnellini sono più lunghi. Alcuni bambini dormono anche 5 ore di fila, ecco perché si ingenera il famoso mito del «dorme già tutta la notte». Man mano che il bimbo cresce, le ore complessive di sonno diminuiscono, i cicli di sonno si allungano, riducendo i periodi vulnerabili in cui i bambini possono svegliarsi. Verso i 2-3 anni, il sonno diventa più simile a quello degli adulti, ma non è detto che vada sempre in modo lineare. Esistono modi e trucchi per migliorare il sonno dei bambini e di conseguenza quello di noi genitori?